Guarda come sono bella! Mi sta proprio bene questo vestito! Sì, Sami, sei proprio bella! Ma adesso sbrigati che dobbiamo andare! Mamma, secondo te da grande potrei diventare una principessa? Sai, mi piacerebbe proprio avere le mie damigelle, portare una corona con tanti brillantini. Sì, Sami, puoi diventare principessa. Ma adesso sbrigati, che ci aspettano per la sfilata. Le principesse hanno tanti amici. Ci sono i principi e i cavalieri. E sono tutti con i vestiti colorati. Poi tutti vivono in un castello. Fanno grandi balli. Ci sono anche gli animali. Cavalli, cagnolini. Hai visto cosa mi ha portato Babbo Natale? Proprio come la nostra. Mi voglio fare i sedili colorati. Mamma, c'hai del tessuto colorato delle forbici? Adesso la smucciamo tutta. Togliamo il volante e la cappotta, vediamo cosa c'è nei bagagliai. E lo verniciamo di un colore bellissimo. E dentro azzurra. Togliamo le ruote e le verniciamo, una di rosso, una di bruno, una di arancione e una di verde. I pedali d'oro. Facciamo anche una cosa con le ruote e la mettiamo dietro. Io, da grande, vorrei aggiustare le moto, come fa il mio papà. Mi piace andare in officina quando mio papà lavora. Qualche volta lo aiuto anche verniciando i radiatori sul bidone dell'olio. Il mio desiderio sarebbe di correre in moto e fare motocross, ma anche smontare e rimontare i pezzi mi piace molto. A casa abbiamo una moto Ancellotti gialla. Abbiamo anche una bicicletta motorizzata che abbiamo costruita noi. E quando mio papà mi porta a fare un giro, mi dice di mettere il casco, perché andare in moto è pericoloso. E no, così non va bene, sei tutto spettinato. Adesso guardo nella scatola dei giochi e ti cambio la parrucca. E ne prendo una anche per la principessa. Sai, bisogna essere ordinati per entrare in scena. Un bel colpo di pettine, una giustata. Allora, adesso tu entri da destra e incontri Clorinda, che è inseguita dai banditi. Mettiamo bene a posto anche lei. La trucchiamo e... Guarda che bella questa parrucca colorata. Secondo me le dona. Se tutti sapessero quanto è difficile preparare uno spettacolo, ci vuole fantasia, ma anche ordine e soprattutto pazienza. Cosa hanno in comune Sami, Massimo, Mirko e Mario? Sono artisti. Vivono in Piemonte. Hanno realizzato un sogno. Sono artigiani.